Ciao ragazzi, io sono Red. E io sono Thelonious. E bentornati al Monopoly Software Shop. Siamo ovviamente nel nostro campo di prova, anche questo sabato, proprio per portarvi un'altra prova di tiro, un altro video tattico in loco. Questo campo è tipo, sai dove facciano gli esperimenti dei termonucleari? Non avremo delle bombe H da utilizzare quest'oggi, ma utilizzeremo delle JPX. Abbiamo già recensito questo prodotto, se non sapete di cosa stiamo parlando andate a recuperarvi in descrizione il link della recensione o del prodotto su Monopoly Software Shop o apparirà il pop-up in alto, ma a fine di quel video abbiamo lanciato una sfida. Arrivati a 2000 like sotto questo video me la proveranno addosso. Siamo effettivamente arrivati a questi fatidici 2000 like per mia somma sfortuna, quindi è il momento di andarla a provare. Prima però di procedere a quello che volete tutti vedere, ovvero io che mi faccio male, due parole importanti su questo tipo di modello. Il vantaggio di questo sistema di difesa personale è che in Italia non c'è niente di altrettanto potente e legale che si possa effettivamente andare a utilizzare su un possibile aggressore. Non è solamente uno spray al peperoncino che viene spruzzato in faccia, c'è effettivamente una cartuccia che viene colpita, che genera un'esplosione simile a quella che c'è nei proiettili normali, nelle cartucce sostanzialmente normali, che va a spingere un cono di metallo e spara fuori da qui davanti un gel al peperoncino. E un'altra cosa altrettanto importante è che la capacità offensiva di quest'affare non supera i 3 metri, che è una cosa che ho sentito dire spesso, che avete scritto spesso anche nell'altro video. Adesso passiamo al buon work che ci spiegherà cosa andremo a fare per questa prova. Con cosa mi sparerete addosso, quindi? No. La pistola più potente del mondo! Andremo a provare la JPX 2 non con le cartucce nere, perché purtroppo servirebbe un'equip medica di cui non disponiamo in questo momento, ma andremo a sostituire la cartuccia effettivamente beccante con quella inerme. Attenzione, distanza minima tiro dagli occhi 1.5 metri. Ovvero che queste cartucce non hanno l'effetto urticante, quindi non mi diventerà la faccia come un cactus, ma hanno la stessa potenza delle altre, ovvero 375 km orari. Che equivale a un bel cartone in bocca, cioè sì, un bel pugno. O una Bugatti. Voi vedrete la cosa da due punti di vista, una è questa videocamera che zoomerà sul mio viso e l'altra è questa che state vedendo, così vedete che effettivamente mi stanno sparando. Una cosa abbastanza importante è che faremo due prove di tiro, in una mi sparerà in faccia il boom war da fermo, nell'altra io sarò in movimento, perché non siamo qui solamente per fare i cretini e spararci in faccia, ma siamo qui anche per vedere quanto effettivamente è utilizzabile contro un aggressore che vi sta correndo addosso. Ragazzi, siamo pronti? Alex Baldwin è di insegnamento, quindi togliamo quelle effettivamente beccanti e mettiamo quelle non beccanti. Distanza di sicurezza. Shooter ready? Ready. Ah, Ok. Riesco a tenere... No, non riesco a tenere. Questa non è quella beccante, però. No, Beth, mi è arrivato in faccia un... È un no. Sì, riesco a tenere aperto un occhio, il destro, mi arriva tutto nel sinistro. Vabbè, stacca. Ma non andartene, non fare antipatico. Non ci vedo da un occhio. Tutto blu. Non è divertente, ma la faccia blu, fammi sì, vedere. No, bro, è proprio blu. Ma che cazzo. Allora, l'occhio mi brucia un botto questo qua perché mi è arrivato dentro a cannone e vedo ancora blu. L'altro si è risparmiato un po' di più. Meglio. In viso fa abbastanza male, perché arriva proprio sta botta e ti rincoglionisce a bestia. Ad ogni modo, sì, fa male. Quella era proprio la distanza di ingaggio minima, anzi gli abbiamo dato un pochino più di 1,5 metri, giusto per star sul sicuro, e è molto poco divertente. Adesso mi riprendo un secondo e la proviamo a fare di corsa. Sei tu, no, che corri dopo? No. Ah, perfetto, immaginavo. Ma ti ha fatto male davvero? Vez, fa malissimo, nell'occhio fa malissimo. Ti arriva proprio una sberla in bocca. È che ce l'hai proprio sparsa. Sì, ma mi è entrato proprio nell'occhio, zio, fa un...
Pronto? Sì. Fermo. Oh! Fermo. Oh! Oh. Fermo. No, vecchio, questo ha fatto malissimo. Mi ha tirato proprio uno schiaffo a questo giro. Secondo me è il movimento, la somma del... Ma devi andartene a fanculo. Vaffanculo. Se ti becco vicino ti arriva un cartone, t'avverto, eh. Che idea di Bram, guarda. Fai come Brumotti, quando inizia a prendere, che inizia a agitarsi. Beh, sei proprio blu adesso, comunque sei proprio blu. Mezzo ha fatto un male cane. Ma davvero? Sì, sì, ha fatto malissimo qua. T'ho beccato in faccia almeno. Mi ha preso così. Ah, sì. No, no, c'è lo schizza sì, proprio sì. Qua. Qua mi ha fatto malissimo. Cioè, è veramente come se ti avessi preso a mano aperta qua sopra. Sugli occhi ti fa male, ma ti spinge indietro. Qua proprio... Tra l'altro, cioè, deve essere come la glassa, ok? E c'ho gli occhi che... Stop, dai, fermati. No, vecchio. Ma te stai scherzando, te. Non vieni via. Non vieni via. Mi sono fatto i colpi di luce. Sono danese. Come vedete, le due cartucce sono esplose entrambe, si vede, spero di sì. Hanno due bei segni di percussione. Me fai vedere un secondo? No. Grazie. Perfetto. Abbiamo provato in entrambe le situazioni, devo dire che la mira è qualcosa di sublime. Cioè, ha due tacche di mira grosse così, cioè non puoi proprio sbagliare. E fin io troppo... effettivamente ho puntato sulla faccia e sulla faccia è arrivata. Anche quando era in movimento. Esatto, che tra l'altro più complicato perché non eravamo neppure allineati. Quindi c'era bisogno di un dispositivo che effettivamente fosse molto intuitivo in sul più sistema quando, di puntamento. In più quando hai qualcuno che ti sta venendo incontro hai un livello di stress più alto. Poi è chiaro che qui era una situazione simulata, io c'avevo un bastone in mano, tu sai che se ti arriva addosso non ti faccio niente. Però cioè, c'è quell'effetto del devo colpirlo nel momento giusto perché sennò ho paura di fargli male, quindi comunque dello stress c'era essendo in movimento e non fermo. Effettivamente uso una mano solo per tenerti puntato e l'altra per intimarti di star fermo. Quindi in realtà ho creato una situazione magari non proprio da laboratorio. Sì, insomma. Sì. Abbiamo cercato di complicarci la vita per renderla più realistica possibile. Esatto. Lo scatto è perfetto perché nel momento di stress effettivamente premi, non sforbicia, non so come siano riusciti, ma hanno fatto uno scatto che è perfettamente lineare. Quindi nonostante sia duro, vai a bersaglio perfettamente. Quando tirate tutto in fondo che siete lì pronti e va. Ed è veramente fatto bene. Questo... Avevo un po' paura io in realtà, specialmente in quel movimento, che ci fosse del delay da quando premi a quando arriva, perché tra la corsa del grilletto molto lunga e tra il fatto che non sia una detonazione diretta a sparare il gel, ho paura ci perdesse troppo tempo. Invece arriva perfettamente, tra l'altro come si vede nella ripresa, specialmente l'allenatore, il cono è bello grande, quindi ti prende la faccia te lo fa pieno. E tu invece, dal tuo punto di vista, com'è andata? Vabbè, io sono un po' i coglioni girati perché mi ha fatto abbastanza male. Soprattutto l'ultimo, essendo in movimento. Sono arrivato lì, mi sono anche leggermente girato quando mi ha colpito, mi ha dato una sfarfallata nell'orecchio che brucia abbastanza. E non credevo facesse così male, sarò onesto, perché quando ci stavamo guardando, insomma, sono da allenamento, teoricamente non è che dovrebbero darti dei problemi. E non ce li hanno dati, è sicuro utilizzarle, ma si fa presto a farsi del male. Quindi vi intimerei a non replicare questa cosa, e soprattutto perché noi comunque avevamo segnato per terra dove era opportuno colpirmi e dove, superato quel limite lì, War non avrebbe sparato, quindi eravamo comunque in una situazione di sicurezza. Usatelo, fatelo con gli occhiali comunque, ragazzi. Sì, sì, quello sì. Con gli occhiali. Noi l'abbiamo voluto far vedere a occhio nudo perché volevamo dare anche l'idea del non vedi, che è un altro elemento per cui questo dispositivo è utilizzato parecchio, ovvero che ti chiude completamente gli occhi. Io sono stato colpito in faccia con un gel dolce, quindi c'è proprio la roba più sicura del mondo, ok? E comunque vedevo blu da un occhio e non riuscivo a tenerli aperti, quindi torno a dire, se
così efficace in modalità non offensiva, non voglio scoprire cosa vuol dire in modalità offensiva. Questo è uguale a quello vero, quindi la viscosità e il modo in cui si sparge sul corpo è identico a quelle ovviamente offensive di cartucce. L'unica differenza è che non c'è la componente urticante. Va bene, direi che abbiamo esaurito le cose da dirci. Vi volevamo ringraziare ulteriormente perché questo video è possibile grazie al vostro sostegno e al fatto che comunque ci diate corda, guardate i nostri video e ci seguite sui social e soprattutto condividete la vostra opinione, che per noi è veramente molto importante. Quindi vi esorto a lasciare sia un mi piace a questo video nel caso vi fosse piaciuto, a iscrivervi al canale e soprattutto lasciare un commento. E se non fosse di troppo disturbo, parlate con i vostri amici. Condividete tutta questa conoscenza sulla difesa personale che è importante. Fateci sapere cosa ne pensate, sia di questo video sia di questo prodotto, in realtà disponibile da Monopoly Software Shop. Questa è la versione standard, avete visto entrambe le fondine. È anche disponibile la versione con il laser, che specialmente per un pubblico inesperto che vuole stare comunque tranquillo anche in una situazione molto delicata, prendi il laser e lì spari. Sì, chi non è perfetto, anche abituato a impugnare correttamente ed entrare in puntamento, il laser è un pochino più semplice. Poi, arrivati a 2000 likes, no, traiglisa. Arrivati a 3000 like sotto questo video, vi portiamo il nostro EDC. C'è già una cosa parziale sul mio canale, ma ovviamente facendolo insieme possiamo confrontarci meglio e farvi vedere tutto quello che secondo noi è essenziale per stare sicuri, insomma. Detto ciò, io vi auguro uno splendido sabato, un sacco di partite di software e come al solito, stay angry! Un sacco di difesa personale. Un sacco di difesa personale. Pa, 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 pa. Mi piace quando fai così. Ti do un pugno in bocca.